Buonasera, siamo giunti all'ultimo giorno di questo 2020 e che, diciamo la verità, per tutti noi è un anno da dimenticare, almeno fino al 28 di febbraio, poi da lì è veramente cambiato un po' il mondo in quanto la pandemia, il lockdown, questo coronavirus che insomma in Italia basta. Purtroppo ha fatto oltre 70.000 vittime, senza contare poi il resto del mondo. Siamo al 31 dicembre, solitamente il giorno dove tutti noi ci prepariamo per trascorrere il veglione di Capodanno e accogliere a braccia aperte il 2021, cioè il prossimo anno. Quest'anno, purtroppo, con il problema che dicevo del coronavirus, sono cambiate molte cose. Siamo in zona rossa, quindi ci sono gli orari da rispettare. Il Natale è stato un Natale un po' strano, così come sarà questo ultimo dell'anno, la Befana, e ci auguriamo che questi vaccini, che sono già in commercio e anche a Siena, come sapete, già sono state fatte alcune dosi, possono nel 2021 arrivare in maniera veloce e poter in qualche modo vaccinare maggior persone possibili. È chiaro anche però che non facciamo gli ipocriti, in quanto non è che poi da mezzanotte uno cambia il mondo, i problemi ci saranno ancora. E boh, cercheremo, come abbiamo fatto fino adesso, di risolverli nel migliore possibile. Adesso non viviamo, ma sopravviviamo, siamo sinceri, perché la situazione è questa. Purtroppo non è colpa di nessuno. Io ho detto in dirette passate che questo coronavirus di fatto è stato un cazzotto da dietro, nessuno ce l'aspettava, ha messo in ginocchio la sanità, l'economia, la finanza. Pian piano cerchiamo un po' di prendere le misure, ma dobbiamo essere sinceri, non è così facile. Premesso ciò, sono, come dicevo prima, le 15 adesso e 7, quindi ancora diverse ore ci separano alla mezzanotte, quando comunque, come tradizione vuole, bene o male, apriremo una bottiglia di spumante o di champagne a seconda delle tasche, dei soldi che uno ha in tasca. E proprio in questa ultima diretta del 2020, come noi Frammenti di Siena ad extempora, abbiamo insieme a noi, come già vedete, una ragazza molto carina, molto simpatica, si chiama Laura Biagi. Ciao Laura, benvenuta con noi. Ciao, ciao Gianluca, ciao a tutti. Ecco, Laura, una ragazza di Siena, ha 47 anni, rientra un po' nella nostra logica editoriale, la nostra, diciamo, linea editoriale di noi Frammenti di Siena, nel dare spazio alle persone che secondo noi hanno talento, ma che per un motivo o per un altro non è che vengono molto, diciamo, in qualche modo valorizzate. Lei è una di quelle. Perché ce lo racconterà lei. Laura è una persona che appunto ha 47 anni, ha studiato, si è laureata, poi ha dovuto lasciare Siena come molti giovani perché per la sua professione non c'era lo spazio in qualche modo idoneo e ha avuto esperienze all'estero e proprio con questo parleremo di lei, con questo parleremo, scusate, con lei. Però poi c'è anche una chicca. Perché? Perché di fatto Laura, oltre a fare tutta una serie di cose, è anche una che si occupa di astrologia, ma non l'astrologia, diciamo, light, è un'astrologia seria. E quindi abbiamo deciso insieme a lei di permettere a voi che ci seguite di avere la vostra carta per il 2021.
Noi faremo la carta in generale per il 2021 per la nostra città e poi chiunque di voi voglia interagire con noi non fa altro che è con sovrappressione il numero telefonico 366 13 136 76 o con una telefonata o con un WhatsApp. A noi serve il nome, solo il nome, non il cognome, il luogo, la data e l'ora di nascita. E vediamo insieme a Laura di poter esaudire diciamo la vostra carta per il 2021. Prima di parlare con Laura, vorrei anche però precisare che ieri abbiamo pubblicizzato il post di questa diretta e abbiamo dato la possibilità a tutti voi di poterci scrivere in privato e Laura, tra stanotte e stamattina, ha già lavorato a 5-6 profili perché il discorso è lungo. Comunque, in questo momento il 366 13 136 76 è a vostra disposizione o con una telefonata diretta o con WhatsApp. Se volete la vostra carta, ripeto, per il 2021, nome, luogo, ora, data di nascita e vediamo cosa possiamo fare. Allora, Laura, veniamo a te. Benvenuta nuovamente con Grazie, Gianni di Siena. grazie. Allora, io ho fatto una panoramica molto veloce della tua vita. Innanzitutto, dici a te di cosa ti occupi in maniera più precisa rispetto a ciò che ho detto io. Allora, innanzitutto grazie Gianluca, grazie Stefania di avermi qui. Mi occupo di diverse discipline di cura della persona, quali lo yoga, in particolar modo lo yoga della voce, lo yoga delle vibrazioni, che si chiama Nada Yoga, che ho studiato in India per 2 anni e che mi ha molto appassionato come strumento accessibile e anche molto profondo di scoperta di sé e soprattutto di scoperta di quei lati di noi che sono difficili da comprendere, difficili da gestire. E quindi diciamo che ho sviluppato questo studio in India. Prima di questo ero negli Stati Uniti dove ho fatto degli studi di dottorato, di master e di dottorato in scienza delle comunicazioni e anche in performance studies, cioè lo studio della performance sia sul palco che la performance delle persone nei loro ambiti lavorativi, familiari, eccetera. E mi sono appassionata molto al discorso della personalità, cioè che cos'è la personalità, come la formiamo, come la sviluppiamo e come possa essere sia un punto di forza, sia salutare, oppure che ci possa trattenere, ci possa tenere imprigionati. A proposito di prigioni, devo dire che questo discorso mi ha poi portato a insegnare teatro, yoga e altre discipline in luoghi come le università americane, ma anche come dei carceri, per esempio il carcere di Chicago, Cook County. Quindi, niente, con il Ecco, scusa 2020. se ti interrompo, dicevo, hai Prego, prego. parlato della tua esperienza negli Stati Uniti, quindi hai lavorato dove? Ho lavorato in diverse università, ho lavorato alla New York University, ho lavorato al Quindi a New Vassar College. York. A New York e a Chicago, principalmente. Perfetto, ecco. Questi Alla DePaul University sono un di Chicago. po' i tuoi, diciamo, due punti di riferimento dove hai operato, quello che stavi dicendo, in tutti questi anni, che se non erro sono molti gli anni. Molti, sì. Sono, sì, quasi 25 anni di un percorso di ricerca che è stato veramente molto bello, ho vissuto delle esperienze bellissime. E poi si è un po' concluso questo percorso, ho sentito che era stato coronato anche da alcuni premi, sì, delle soddisfazioni importanti e poi ho sentito di rientrare quest'anno, reinventarmi un po', rientrare in Italia, condividere qui quello che ho fatto, portare la mia esperienza qui e anche arricchirmi di nuovo della nostra cultura che mi mancava un po', devo dire, là. Quindi sono Ecco, rientrata. quindi diciamo una senese doc nata a Siena, contadaiola, che per molti anni si
si è trasferita all'estero e poi a New York, quindi a Chicago in un secondo momento, in America, diciamo una delle nazioni top sotto il profilo dell'avanguardia, della tecnologia, tutta anche un'altra serie di esperienze che magari in Italia, specialmente a Siena, forse non potevi fare. Sei Non credo. tornata, ecco, sei tornata a Siena, noi siamo contenti, quindi tutto ciò che hai fatto e che hai imparato all'estero adesso è a disposizione della comunità senese e non solo, chiaramente, e questo sarà un argomento che poi magari affronteremo più avanti. Volentieri, Ecco, grazie. tra tutte le tue appunto discipline che hai studiato e via dicendo, c'è anche questa dell'astrologia. Ecco, un'astrologia fatta di, no, fatta di, scusami, diciamo un'astrologia con i tarocchi, vero? Sì, allora l'astrologia, i tarocchi sono una tradizione che ha Ecco, delle spiegaci un po' come. corrispondenze con l'astrologia. Allora, l'astrologia io ho iniziato a studiarla nel 2007 a Firenze con Cesare Bartalesi, che è un maestro di astrologia, anche un grande filosofo. E lui mi ha proprio fatto appassionare di questo studio, che appunto ringrazio lui e anche la mia amica Ilaria, se c'è, perché anche lei mi ha introdotto a questa scienza dell'astrologia, che mi ha affascinato, perché l'astrologia è proprio l'astrologia nostra, quella ermetica mediterranea, che è diversa per esempio da quella cinese o da quella vedica indiana. È un'astrologia che nasce con i Sumeri, poi viaggia attraverso la zona dell'Afghanistan. Contemporaneo ovviamente, poi in Egitto, poi in Grecia, poi viene fino ai Romani e quindi oggi noi abbiamo la mitologia che è quella greco-romana, per cui parliamo di Giove, di Marte, no? Venere, eccetera. L'astrologia è lo studio degli astri dal punto di vista della Terra, quindi è geocentrica, in questo si differenzia dall'astronomia che invece studia il sistema Certo. solare, no? Ok. Quindi questa astrologia è una combinazione di studio dei transiti dei pianeti, cioè dove sono i pianeti al momento della lettura della carta, nel caso delle carte delle persone, al momento della loro nascita. E poi mette insieme psicologia, un po' di quello che oggi si chiama coaching, cioè consigli basati sullo studio di questi astri e sull'esperienza che questi astri abbiano appunto un influsso sulla nostra vita. E quindi qui c'è appunto chi ci crede e chi non ci crede, perché alcune persone non credono, no, che gli astri abbiano queste influenze. Però io dopo tanti anni di studi, dopo averlo fatto professionalmente già da 5-6 anni, mi rendo conto che molte volte, se non proprio tutte le volte in verità, riesco ad aiutare le persone a comprendersi meglio, aiutare le persone a capirsi meglio, aiutare le persone a capire quali sono i loro doni e quali sono anche quegli atteggiamenti che sono talmente intimi nella persona che non vengono visti dalla persona stessa, no? E quindi in questo senso uso la mitologia, uso la psicologia e poi la geometria sacra, che è appunto, poi vi farò vedere, è la geometria angolare che viene appunto formata dagli aspetti dei pianeti nel cielo. Poi il rapporto, non so se vado avanti, No, il no, ti rapporto volevo. con. No, No, perché poi rischio di non fermarmi no, più. no, no, ti volevo fare una domanda, Ah, infatti. dimmi, dimmi. Ti dicevo, ecco, ma poi alla fine credo che questa cosa, appunto, che ci stavi raccontando non sia un semplice studio in qualche modo veloce, cioè no, c'hai i tarocchi, non è che uno alza il tarocco in un secondo, fa la carta, ho capito che c'è un lavoro e questo l'ho capito parlando con te ieri, parlando la diretta stamattina, insomma, ecco, non è la famosa senza togliere niente a nessuno, no, è appunto che uno si ferma, no, magari per l'estate ci sono anche delle persone che ti fanno le carte in un secondo, tavolo, no, ho capito che è un qualcosa di più complesso, se ho capito bene, vero? Sì, dunque l'astrologia, la faccio vedere la carta di oggi alle 15, quindi avevo calcolato proprio la carta di oggi, ve la faccio vedere un attimo. Allora, quando noi facciamo lo studio, questi vengono fatti per fortuna oggi come oggi da dei programmi digitali, prima venivano calcolati proprio guardando le stelle.
Quando facciamo queste carte vediamo questa linea dell'orizzonte, che è questa qui, e poi vediamo dove sono i pianeti in cielo e il rapporto angolare. Quindi lo studio dell'astrologia si basa su diverse cose. Prima di tutto, qual è il significato di questa geometria? Quindi questo va studiato, vanno studiati i pianeti, i loro significati, i segni, queste sono le costellazioni dello zodiaco, tutte intorno. Vanno studiati i segni, poi vanno studiate le case, che sono appunto anche esse parte della lettura, vanno, insomma, studiate tante cose. E poi c'è un altro aspetto importante, che è quello un po' anche dello studio della psicologia, della mitologia, degli archetipi, quindi c'è uno studio culturale, perché dobbiamo riuscire a comunicare con la persona che c'è davanti, perché altrimenti il significato non passa. L'astrologia è un supporto perché la persona possa sentirsi motivata oppure aiutata proprio dove non riesce da sola. Quindi lo studio della comunicazione è È fondamentale. Quindi fondamentale, certo. ecco, sì, insomma, c'è un po' di Anche studio, sì. la E tanta psicologia, infatti. intuizione. Anche tanta intuizione, sai Gianluca, Infatti, che sì, ci credo, non non c'è dubbio di questo. Senti, Laura, allora iniziamo a vedere cosa il tuo studio di stanotte, di stamani, sì. ha portato alle persone che tra ieri sera e stamani ci hanno scritto. E Certo. ricordo ancora una volta che, visto come ha spiegato benissimo Laura Biagi, non è un qualcosa di veloce, cioè, ci vuole anche un po' di tempo per capire la vostra carta per il 2021. Quindi, a chi è interessato, si contatti la redazione di Noi Frammenti di Siena al 366-131-3676 per WhatsApp o per telefono. Basta il nome, la data di nascita, il luogo e l'ora, e vediamo se Laura riuscirà in diretta a farvi la vostra carta. Quindi veniamo a noi, Laurina. Qual è la prima nostra amica di Noi Frammenti di Siena che può in qualche modo rispondere e spiegargli come affronterà il 2021, almeno quello che il cielo, le stelle ci dicono? Allora, dunque ho la prima persona che è Lucia, ma se mi permetti un attimo vorrei fare una brevissima introduzione, velocissimamente, al 2021 in generale, perché questo poi riguarderà tutte le persone che poi si connetteranno a noi. Il 2020 è stato un anno difficile, è stato un anno nel quale ci sono state una congiunzione, cioè c'erano tre pianeti molto importanti, Saturno, Giove e Plutone in Capricorno. Quindi questi pianeti in Capricorno ci hanno portati a ripensare tutte le strutture della nostra società, perché il Capricorno è la struttura sociale, per cui il governo, la scuola, la sanità, eccetera, eccetera. Con il 2021, e questa è una cosa ci tengo a dirla e poi passiamo alle persone, il 2021 è un anno, proprio l'età dell'acquario famosa, dove si cantava in quel musical Hair, non so se vi ricordate, cioè l'età dell'acquario perché il Saturno e Giove sono entrati dopo 200 anni, era da 200 anni che non avevamo una configurazione così, e quindi questo ci porta ad essere più flessibili, in generale per tutti, cercare di essere più flessibili perché la società, come abbiamo visto, sta cambiando così tanto che molti di noi, invece di riuscire ad immaginare le cose diversamente, sono irrigidite, anche comprensibile, voglio dire, però siamo molto irrigiditi e cerchiamo di mantenere quello che è stato la nostra storia per 200 anni. Ma nel 2021 sarà questa sia il dono che la difficoltà, aprirsi ad immaginare un mondo diverso già a partire da dentro di noi, cioè più flessibilità dentro di noi, più coraggio dentro di noi. Quindi questo in brevissimo ci sarebbe da dire molto di più, però lo volevo dire perché è importante sostenibilità anche della nostra vita, sostenibilità delle nostre emozioni, sostenibilità di come viviamo, l'impatto che abbiamo sulle persone intorno a noi, non è semplice. Comunque, insomma, questo lo volevo dire. Atteggiamento positivo, oh, proprio nel momento in cui ci vorremmo Sembra cosa invece a buona e giusta, scannare gli uni agli infatti. altri, Sembra cosa buona e dobbiamo. giusta. Io direi di andare su Lucia perché vedo stanno arrivando
ancora carte da fare, quindi Dovremmo fare bisogna un'altra diretta, viaggiare, mi fa ridere. bisogna Allora, ok, viaggiare. Lucia ci ha Lucia. scritto. Lucia ci ha scritto, questa è velocemente la carta di Lucia. Allora, c'è molto da dire per ogni carta, ovviamente, però nel 2020 è stato per Lucia una trasformazione personalissima, chiaramente, che le ha coinvolto proprio la personalità, cioè chi sono io? È stata questa domanda importante, per Lucia e una rievalutazione della propria professione, che non è più solamente cosa faccio, come faccio i soldi, ma qual è la mia vocazione. E questo è molto importante, quindi uno studio proprio, cioè qual è il significato del mio lavoro a un livello anche più alto, più spirituale, che non solamente come faccio i soldi, no? Allora, Lucia ha bisogno quest'anno di imparare ad esprimere ciò di cui ha davvero bisogno, ciò di cui ha davvero bisogno, cioè trovare la forma comunicativa adatta, che non sia troppo emotiva. Per farsi davvero ascoltare, questo è molto importante. Coraggio, coraggio, Lucia, ci vuole coraggio. Ricordiamoci che coraggio viene dal francese cœur, cioè cuore. Quindi il coraggio vuol dire avere contatto con il proprio cuore, con il tuo proprio cuore. Per Lucia ho tirato una delle carte dei tarocchi, non abbiamo poi parlato dei tarocchi, magari facciamo un'altra diretta, Gianluca, già te la butto lì. Comunque questo tarocco fa parte di una serie che ho disegnato io quest'anno e questo è il bagatto, cioè il matto sarebbe praticamente. Quindi Lucia c'è bisogno che tu proprio faccia un lavoro di introspezione per capire veramente dove vuoi che il senso della tua vita, ma questo si esprime soprattutto tramite un tuo sforzo di esprimerti al massimo. Le persone non possono capire cosa vuoi se non lo esprimi. Quindi questo è un po'. Andiamo avanti? No, andiamo, io ti ascolto con molta attenzione anche perché, come me, sicuramente le persone vedono in te questo entusiasmo nel raccontare. Io credo che sia fondamentale quando una persona fa un lavoro, specialmente come il tuo, che è molto anche psicologia, parliamoci chiaro, avere dentro questa energia positiva. Che proprio trasmette anche in video, ecco, questo credo che sia fondamentale per il lavoro che fai. Mi complimento con te, vuol dire essere felice di fare ciò che fai, insomma. Sì, sono felice perché devo dire mi ha sempre dato dei risultati molto positivi. Cioè, ho sempre visto che le persone erano ispirate da quello che io riuscivo a trasmettere. Questo chiaramente è fondamentale per il mio entusiasmo, no? Cioè, lo prendo molto anche da chi mi ascolta, Ma quindi grazie certo. a voi, grazie a voi anche. Allora, Francesco è l'altra persona che ci ha contattato ieri sera. Tra l'altro, Francesco nel messaggio che ha mandato ci ha anche fatto sapere che era una domenica, che ho trovato talmente proprio romantico che sapesse il giorno della settimana, era una domenica, non so, mi è piaciuto molto. Questa è la carta di Francesco. Quindi, come vedete, ogni volta è proprio una tela diversa, chiaramente per ogni persona. Allora, per Francesco, dunque, questo è stato un anno di grande maturazione personale, proprio di grande crescita personale. Ci sono state molte perdite, tanta difficoltà proprio personale, si vede dalla carta una grande sofferenza proprio. Però questa sofferenza ha portato a una maturazione, come dicevo prima. È importante per Francesco riuscire a ritrovare un senso del gioco, un senso della leggerezza, cioè che cos'è che ti fa divertire, che cos'è che ti allieta senza dover per forza portare dei risultati da condividere con gli altri, no? Quindi ritrovare un po' una leggerezza quasi da bambini, che ovviamente con un anno, come si vede qui, un po' pesante, non viene naturale, per cui bisogna sforzarsi un po', Francesco, e poi coltivarla questa sensazione di leggerezza. È anche ok, va anche bene prenderti il tuo tempo, e se sei triste o sei arrabbiato, prenditi il tuo tempo, però eventualmente la cura, diciamo la guarigione per questa
per questo tormento quasi che si vede nella carta, viene dal gioco, quindi non tanto dal riflettere, dal pensare come farò, come non farò, ma proprio da fare delle cose che ti fanno piacere senza aspettarti dei risultati. Spazio alla creatività, dalla cucina all'andare in bicicletta quando il tempo lo permette, a qualsiasi cosa, però questa creatività tua, personale, d'accordo? E un'altra cosa importante che viene fuori dalla carta è che c'è bisogno di condividere con gli altri. Forse c'è stata una difficoltà o un tradimento, un qualcosa che non ha funzionato, quindi magari non ti viene benissimo condividere in questo momento, però invece sarebbe veramente buono riprenderlo in considerazione. Più condividi con gli altri, più ti arricchirai anche tu. Allora, per Francesco è venuta su la carta della torre. La torre è una carta che ovviamente, come si vede qui, ha questo cuore che è un po' giù, eh? La sensazione dello spazio con questa cartina qui e del tempo con la meridiana sono stati un po' alterati, quindi grandi cambiamenti, grandi scosse. La torre cade, però si apre anche a nuove possibilità. Quindi non è solamente un disastro, anzi è un'opportunità per maturare e trovare una nuova sua dimensione. Quindi è positiva la lettura, ma ci vuole un po' di coraggio anche per te per questo. Andiamo avanti. Aspetta però, abbiamo la Domande? nostra regia ha inquadrato giustamente solo te, almeno eri te che stavi parlando. Io volevo ricordare ai nostri amici di noi Frammenti di Siena che c'è un numero in sovraimpressione, è il 366 131 3676. Potete scrivere adesso in diretta o WhatsApp una telefonata dando il nome, la data di nascita, l'ora e il luogo e Laura Biagi vi farà la vostra carta del 2021. Intanto, se vuoi, non so, appuntarti, è arrivato Ok. un'ascoltatrice anche. Carta e penna ce l'hai, vedo, eh? Allora, Cristina, Sì. nata a Siena, l'8 gennaio 73 alle ore 24:30, a mezzanotte e mezzo, quindi è dell'anno 73 per mezz'ora, E altrimenti era quindi del 72. è nata a gennaio. Sì, l'8 gennaio 70. 1973 a Quindi è Siena, mezzanotte e mezzo. un compleanno a breve, insomma. Un Vedi? Sei intelligente, Lara. Brava. capricorno. Un capricorno. Bravissima, sei intelligente, bravissima. Allora, ascolta, mentre perché dunque volevo dire anche ovviamente a chi ci ascolta che quando le devo preparare, ovviamente vedrete che sto aggiungendo un po' sul computer perché le devo calcolare in diretta, ma andiamo avanti e continuiamo con le altre e poi torniamo a lei, oppure che preferisci tu? Vai pure, vai, intanto andiamo. Vai con quelli praticamente che ricordo ci hanno scritto tra ieri e stamani e che Sì. Laura già ha fatto la carta del cielo per l'anno 2021. Quindi abbiamo fatto Lucia, abbiamo fatto Abbiamo Francesco. fatto sì, Sì, abbiamo fatto Francesco. Bene, adesso andiamo su Renata. Renata, vai. Allora, ecco la carta di Renata, ve la faccio vedere per curiosità, chiaramente. Ok, allora Renata ha una grandissima intensità nella sua vita, proprio degli aspetti di profondità fuori dal comune, un'intensità fuori dal comune e questo è un grandissimo dono, ovviamente, ma è anche un po' difficile per Renata perché molto spesso le persone non riescono a capire questa intensità e anzi a volte vengono anche un po' spaventate, anche se subconsciamente o inconsciamente. Non tutti possono sostenere la sua intensità, questo credo tu già lo sappia, però questo non significa che la devi contenere. Infatti è meglio che tu non la contenga più.
questa tua intensità, ma che tu impari a condividerla in un modo comprensibile agli altri. Quindi questo è il tuo lavoro, o non, cioè che non è o mi esprimo completamente e sono sola o tradisco me stessa per stare con gli altri. Ok, questo sarà un anno per te dove potrai, con un po' di coraggio anche tu, capire qual è il modo per esprimere veramente te stessa e ad avere i risultati che vuoi. Cos'è importante per te? È importante proteggerti. Cioè proteggerti non perché ci siano dei problemi in generale, ma perché chi ha grande intensità molto spesso è anche vulnerabile, cioè attrae persone che sentono questa intensità e hanno bisogno o di sfogarsi o di chiedere dei consigli, eccetera. E quindi penso, vedendo la tua carta, che molto spesso tu dia molto agli altri e tenga un po' poco per te. Allora è importante quest'anno proteggere il tuo spazio, proteggere i tuoi tempi e appunto anche dire no quando c'è bisogno di dire no. L'importante quest'anno è una guarigione o una cura particolare alle relazioni, perché sembrerebbe dalla carta che quest'anno per te, il 2020, sia stato un anno abbastanza difficile nell'ambito delle relazioni, dove hai dovuto forse cambiare giro di amicizie, oppure tramite dei cambiamenti ti sei sentita forse un po' sola, o c'è una rivendicazione di chi sei veramente tu e di come tu possa davvero esprimere questa tua unicità. Un'unicità che solamente perché è diversa non significa che sia sbagliata o che sia troppo o che sia poco. Quindi è importante questo qui. La carta per te è la sacerdotessa e è importante che tu la veda perché la sacerdotessa ha questo ambito molto particolare, molto intensa, è protetta molto, si protegge molto la sua sfera, la sua aura, no? Se la protegge molto bene. Tramite la giocosità che è intensa, quindi è una giocosità che rispetto a quella di Francesco, per esempio, è molto, molto, molto più intensa. Quella di Francesco di prima era più leggera, più gioviale, più quasi fanciullesca nel senso buono. Questa invece è una giocosità che, diciamo la verità, sfrutta anche molto il tuo magnetismo, perché io non ti conosco, ma da questa carta sembra tu sia una persona molto magnetica. Attenta a cosa attrai con il tuo magnetismo. Ok, quindi. Il che significa che Renata deve stare un po' attenta, diciamo, no? Anche a chi magari va lì, come hai detto te, essendo a quanto ho capito una persona che attrae a livello di fiducia, ascolta, però stiamo attenti, cioè, facciamo un po' un'analisi del sangue prima di lasciarci andare. Io Sì, sto bravo. cercando, ecco, di interpretare un po' quello che stai dicendo tu, che chiaramente te sei una professionista del settore, io no, però ecco, cerco un attimo di interpretare anche ciò che dici, anche se ti ringrazio per la semplicità e il linguaggio che usi, dando modo un po' a tutti di capire questo svariato e importante mondo che è appunto l'astrologia, i tarocchi, il cielo e via dicendo. Allora, possiamo andare ancora avanti? Ne abbiamo un altro già Certo, pronto, vero? sì, ce ne ho, in realtà ce ne ho pronti altri due. Allora, Manola, la prossima persona è Manola, quindi adesso tiro su la carta di Manola. Allora, ok. Allora, per quanto riguarda Manola, questa è la carta. Se riusciamo a vedere più o meno, c'è la luce che fa un po' Aspetta, riflettere. sì, tanto la regia sicuramente manderà in onda solo te, quindi se vuoi rimettere la carta, Sì. almeno si vede meglio. Vedete Il primo come sono piano complesse? è infatti, guarda, questa è l'inquadratura perfetta. Rimani un attimo così se puoi, perché veramente si vede benissimo e quindi. Vorrei dire a chi conosce l'astrologia di rispettare come dire, un po', questa è un po' mettersi a nudo, della persona per chi capisce che cosa c'è sopra. Quindi vorrei tutte le persone che vedono e che stanno guardando di
ecco, insomma, di proteggere queste informazioni che sono personali, insomma. Per Certo, chi ci conosce, mancherebbe. chiaramente, ovviamente, sì. Vai, possiamo andare allora con il... Ok, appunto, allora Manola, quest'anno è un anno di innovazioni professionali, quindi per Manola si parla di un momento veramente importantissimo di rivendicazione della propria individualità come leader. Cioè, questo sarà un anno nel quale Manola è invitata, sei invitata Manola, a diventare la leader, soprattutto in ambito professionale. È molto importante. Questa leadership è una leadership nuova, innovativa, leggera, anche un qualcosa che puoi inventare tu. Che non devi chiedere, diciamo, permesso ad altri o neanche adattarti a vecchie forme di leadership nella tua professione. Infatti, vieni proprio invitata, sembra, in quest'anno dai transiti, a fidarti delle tue intuizioni a livello professionale. La professione nell'astrologia, cioè la decima casa, ha anche a che fare con la vocazione. Quindi, com'è che la tua, diciamo, questo tuo sentire da vero, vero interiore ti permette di realizzarti completamente. Sembra che nel tuo caso questo avvenga nell'ambito della professione, come ho detto. C'è anche poi un invito a capire la tua spiritualità in un modo più ampio. Quindi, se sei religiosa, nell'ambito religioso, se invece ti consideri solo spirituale, quindi non solamente, ok, io sono una leader, io faccio tutto io, sta tutto a me, no, ma invece capire come tu, da leader nel tuo ambito professionale, possa davvero essere un mezzo per dare una mano alla società, per portare proprio la società a un livello di amorevolezza, di collaborazione, tutti i valori che tu hai, mercuriali e anche dell'acquario importanti. Per te è venuta una carta interessante che è la forza. La forza è rappresentata, queste sono mie interpretazioni, che sono alcune fedeli ai tarocchi tradizionali, altre Ecco, un po' meno. dicevo, io volevo congratulare anche con te perché comunque stai via via mostrando queste carte, questi tarocchi che, come ha detto dall'apertura di diretta, l'hai realizzato te, l'hai interpretato te, e quindi devo dire che anche a livello pittorico sono d'impatto e danno delle sensazioni, quindi scusa se ti ho interrotto, ma mi No, volevo congratulare. figuriamoci. Ti ringrazio, grazie. Sì, questi sono nati così durante il lockdown a Chicago. Io non ho mai veramente disegnato prima, ho sempre amato l'arte tantissimo, ma non ho mai disegnato molto. E questi invece sono tutti gli arcani maggiori, che sono 22, e sono tutti usciti. Quindi spero il 2021 per me di pubblicarli, anche farne un mazzo, quindi poi magari vi faremo sapere, insomma. Comunque, ritornando a Manola, qui cosa vediamo, che cos'è importante in questa carta? Cioè la forza è la capacità dell'essere umano di rendere la sua natura animale con tutte le sue emozioni, la rabbia, la gioia, la passionalità, tutte le emozioni che abbiamo nel nostro corpo animale e le nostre emozioni anche animali, farci amici questo nostro aspetto animale e non farlo predominare, ma neanche reprimerlo. Per Manola è importante perché la carta rappresenta sia il successo a livello materiale, quindi della professione, ma anche con il simbolo dell'infinito e le montagne, che sono appunto molto spesso rappresentano la spiritualità, di portare un senso proprio di spiritualità nel lavoro. Per sé, per te stessa, non lo devi dire agli altri, però per te stessa capire che c'è un disegno più grande e che sei veramente tu lo strumento di questo disegno. Quindi questo veramente è molto bello, devo dire. Quindi, ok. Allora, io però volevo dire una cosa. Dato che hai detto che ci vuole un po' del tempo, sbaglio, a fare una carta, no? Sì, diciamo più o meno, cioè per fare un'interpretazione così mi ci vogliono 3-4 minuti come minimo, insomma, però anche a Ecco. colpo d'occhio posso dare un'impressione.
come Sì, luce. e allora in prima impressione vedo la regia ha messo per la tua carta 2021 contattare la redazione Noi Frammenti di Siena che è il 366-1313-676, sia per WhatsApp o telefonicamente. Dovete semplicemente dare il vostro nome, non interessa il cognome, l'ora, la data e il luogo di nascita. E in diretta, Laura farà appunto la vostra carta del cielo per l'anno 2021 che pian piano si sta aprendo le proprie porte per lasciarci alle spalle questo anno, direi sotto tutti gli aspetti da dimenticare, che è l'anno 2020. Allora, Laura, prima di passare la prossima carta, perché abbiamo in coda adesso chi parliamo di? Ecco. Valentina, l'ultima che ho calcolato è Valentina, poi c'è Cristina che è quella che ci ha contattato adesso. Bene, quindi ricordo 366-1313-676 per interagire con noi, per avere la vostra carta per il 2021. Ragazzi, non stiamo scherzando, è una cosa seria. Laura, tra l'altro, la potete seguire anche tramite il suo sito che Dunque, il sito è ora, per ora in realtà sto finendo di finirlo, per cui se la cosa migliore da fare in questo momento è seguirmi su Facebook. Il sito dovrebbe essere finito verso metà gennaio, quindi se mi seguite su Facebook, poi lì metterò il sito, perché adesso ho quello americano che però è vecchio e preferisco non darlo. Per cui o su Ecco, ma tu. Facebook Ecco, o anche su Instagram sono molto attiva. allora, dacci i tuoi indirizzi Instagram e Facebook. Ok, Facebook ce ne sono due, potete seguirmi su quello personale che è Laura Sanghita Biagi, quindi Laura Sanghita che Sanghita. significa? Sanghita è un nome indiano che mi è Sì, stato ce l'ha dato in detto. India. Ah. È un nome sanscrito che mi è stato dato in India quando sono diventata maestra di yoga e che significa la dea della musica e della danza sacra. Ecco, ti ho Che interrotto. direi non mi è Quindi, dispiaciuto, ecco, quando me l'hanno no, mi dato. sembra anzi una bella cosa. Quindi, ecco, dicevo, voglio precisare che non è che siamo qui a fare, insomma, balocchi, facciamo cose serie con una professionista e che ne sentirete parlare sicuramente anche prossimamente per tutta una serie di cose che sta facendo, per chi si fosse messo all'ascolto di noi. Solo adesso stiamo parlando con Laura Biagi, una ragazza 47enne di Siena che viene da una lunga esperienza fatta all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, laureata in diverse discipline, fra cui yoga, che ce l'ha detto poc'anzi, ha avuto dei riconoscimenti anche in India, che poi diciamo è la casa madre dello yoga. E tra l'altro anche sul discorso di astrologia, cosa che parliamo in questa trasmissione, una astrologia appunto fatta con i tarocchi e quindi per capire ci vogliono questi tarocchi che lei stessa ha realizzato con una sua libera interpretazione di vena artistica. E quindi ecco, insomma, volevo precisare che non è che siamo qui a perdere tempo facendo, sono cose veramente molto serie. Chi studia queste cose ci perde del tempo, delle energie, perché no, anche dei denari. Quindi ecco, insomma, chi vuole, ripeto, può interagire con noi al 366-1313-676, la redazione di Noi Frammenti di Siena, nome, data di nascita, luogo ed ora e. Nel possibile, diciamo, Laura farà la vostra carta per l'anno 2021, che come dicevo è alle porte. Allora, adesso abbiamo Valentina, andiamo con Valentina, poi facciamo due chiacchiere. No, anzi, poi devi Allora. lavorare a proposito sull'altro nome, Sì, allora c'è Valentina e poi ho Cristina che dovrò no? E poi c'è calcolarla al un'altra momento. ascoltatrice. Ok, perfetto, quindi poi vediamo a quel punto, dimmi qual è l'altra. Allora, l'altra si chiama Lucia, è nata il 24, scusami, 24 luglio del 1948,
Segno Leone ascendente Leone, qui però manca l'ora. Bisognerebbe Bisognerebbe, avere l'ora e il luogo di nascita, dici? ecco, bisognerebbe quindi che Lucia contattasse nuovamente la nostra redazione e ci desse l'orario e il luogo, altrimenti Lucia purtroppo non possiamo fare niente. Sbaglio? Ho capito bene? Giusto. Grazie Prego. maestro, molte grazie, grazie, molte grazie. Prego, prego, vedo che ha ascoltato fino ad ora, eh? Sono, Ergeti. vedi? Sono abbastanza, come dire, presente e concentrato in tutto ciò che stai dicendo. Anche perché sono sincero, te l'ho detto, poi a parte noi ci conosciamo, dico, io non sono una persona che è dentro a questa cosa e quindi mi piace anche ascoltare, apprendere e capire tutto ciò che sta dicendo te, ma non solo te, anche i tuoi colleghi, chiaramente non ne parte, non ne parte del mondo, insomma, ecco. Quindi dicevo, andiamo adesso. Guardiamo la Allora. redazione, intanto vai, guardo se la redazione, attenzione, sì, è arrivata, anche Lucia è nata a Taranto alle ore 7 del mattino. Allora, fra un attimo facciamo anche la sua. Allora, questa è Valentina. Qua. Ok. Allora, per Valentina, quello che emerge in quest'anno è un invito ad aprirsi a nuovi giri di amicizie, a nuove relazioni, a nuove culture, a nuovi tipi di cucina. C'è proprio un bisogno di rinnovamento importante. Dalla carta si capisce che Valentina è una persona molto, molto leale, è una persona molto attenta, presente. E che ama le abitudini perché ha scelto nella sua vita delle abitudini che sono funzionali, che vanno bene per il benessere di te, Valentina, e quindi chiaramente sei leale a queste abitudini. Ma questo nuovo anno ti porterà l'opportunità e un po' anche l'incoraggiamento, una spinta, volevo dire, proprio ad aprirti veramente a nuovi modi di pensare. Aprirsi a nuovi modi di pensare richiede un certo sforzo per chi è leale a vecchie abitudini, quindi attenzione a non irrigidirsi, portati dall'entusiasmo, poi però subito a bloccarsi, ma invece proprio a rilassarti, Valentina. C'è bisogno proprio di rilassarti, che tu possa amare te stessa e anche ricreare uno spazio in te dove tu sei la prima persona che conta. Quindi piuttosto che dare molto tempo e spazio agli altri, quest'anno è un pochino più un ritirare l'energia verso di te. Ma questo non è un egoismo, eh? Questo è proprio un atto di amore verso di te, con tranquillità, che ti permetterà di cambiare in un modo veramente molto, molto profondo. La domanda per te è: che cosa ti dà piacere? Cos'è che veramente ti dà piacere? Cioè, non tanto cosa ti fa bene come abitudine, basta, ma anche ascoltarti. Cioè, c'è qualcosa di diverso che vorresti fare, qualcosa che non hai mai fatto e che nei limiti di questa situazione puoi fare. Come? Perché? Chiedi domande agli altri, fai domande agli altri. È importante che tu ti apra e che tu riceva tanti input da persone diverse da te. Per te è venuta una carta interessante che è il giudizio universale. Questa è un'interpretazione molto diversa da quella del tarocco tradizionale. Per me il giudizio, che è la carta, l'ultima carta prima di raggiungere proprio l'illuminazione, del mondo nel percorso dei tarocchi, parte da te. Cioè, se c'è dentro di te un giudizio di te stessa che ti tiene imprigionata, che ti tiene imprigionata a vecchie abitudini, a vecchi modi di fare, a vecchi pensieri, devi usare il tuo intelletto, che è la spada, per lasciare andare vecchi modi di pensare e scoprire te stessa in un modo diverso. Questo è un anno che è molto, molto buono per te, per fare questo. D'accordo? Quindi questo è quanto. E adesso posso, se vogliamo, abbiamo due persone, posso fare queste due Ne ultime abbiamo anche carte. un'altra, eh? Ne abbiamo anche un'altra. Ok,
Ok, vediamo, intanto Allora, vediamo un facciamo attimo come così. riesco dal vivo. Aspetta, organizziamoci. Allora, al Vai. momento ne abbiamo due. Io direi, vediamo come andiamo. Eventualmente proseguiamo oppure ci possiamo anche fermare. Allora, adesso abbiamo come ordine cronologico, se non Allora, erro. adesso abbiamo Cristina, quindi adesso un attimino io mi metto sul mio tablet perché devo calcolargli appunto la carta. Allora, la cosa che si fa nel calcolare la carta, così intanto vi parlo mentre siamo insieme in diretta, è che possiamo andare, io vado su un sito che si chiama Astro Seek, cioè Seek. Quando entrate in questo sito, così almeno vi insegno anche a voi, potete farlo. Chiaramente se poi qualcuno di voi ha piacere a capirne di più, mi potete contattare su Facebook. Ah, dicevamo su Instagram, il mio indirizzo è mai come mio, Linetta Bassa Wildest. Quindi poi dopo magari lo scrivo sui commenti di questo live. Allora, quando siete in un sito come AstroSeek, poi potete trovare il calcolo del tema natale oppure il transito. I transiti sono quelli che stiamo vedendo adesso. Allora, vado a calcolare la data di Cristina, che è l'8 gennaio 73. A Siena, allora. Ecco, vedete, mentre appunto Laura sta lavorando, cercando appunto questa famosa carta del cielo per il 2021, per questa nostra amica di noi, Frammenti di Siena, ci si rende conto appunto che questo, diciamo, mondo dell'astrologia è un qualcosa alla fine di serio, di importante, come dicevo prima, che richiede energia, richiede sforzo anche psicologico, anche fisico, ecco, non è una cosa così, insomma, veloce, se si vuole fare chiaramente le cose serie, un po' come tutte le cose della vita, insomma, non è che se uno vuole fare qualcosa di serio lo fa in un secondo e mezzo, insomma, questi sono i film, le serie TV, ma la realtà è tutta un'altra storia. Sbaglio, Laura? Ma sì, devo dire che c'è stato un po' dal periodo dell'illuminazione, cioè storicamente parlando, noi in Europa abbiamo perso un po' la cura e il gusto di pratiche filosofiche che aiutino l'essere umano. L'astrologia è una di queste che in realtà in Italia ha raggiunto il suo massimo durante il Rinascimento. Tutte le grandi casate, le grandi famiglie avevano un astrologo a corte. Questo è ancora vero in molte culture, per esempio in Cina tutti i businessmen, anche in India, hanno un astrologo che predica appunto quando è meglio fare certe azioni piuttosto che altre, anche investire dei soldi, eccetera. Noi in Occidente abbiamo un po' perso questo gusto, anzi abbiamo sviluppato un po' questa idea degli oroscopi che tutti vogliono leggere, ma che sono chiaramente superficiali perché sono solo per il segno, cioè il segno è io sono della Vergine, questo è il segno, ma poi dobbiamo vedere la Luna, il Sole, Mercurio, tutto, insomma, tutta una serie di altre cose. Devo dire sì, c'è un po' questa incomprensione di cosa sia l'astrologia. E poi anche limitata ad essere una credenza, chi ci crede, chi non ci crede, però è una cosa interessante è che tutta la nostra personalità è basata su credenze, cioè se ci pensiamo, già, questo è un discorso filosofico un po' più grande, però voi se riuscite a farmi capire cosa non è una credenza a livello di dire ok, credo nel linguaggio di questa scienza, credo nel linguaggio della politica, cioè la cultura si costituisce attraverso credenze e linguaggi relativi, no? Però comunque l'astrologia ora sì, è proprio da almanacco, viene un po' demonizzata e uso questo verbo specificatamente perché non si è sposata molto bene anche con la religione dopo il Rinascimento, quindi c'è un po' anche questo limite. Allora, questa è la carta di Cristina. Ok, nella carta di Cristina
Quello che io vedo è che Cristina, allora c'è qualcosa a che fare con la residenza, con la casa, con il rapporto, con un senso di appartenenza. È come se ci fosse in quest'anno la necessità di cambiare delle abitudini rispetto o a dove vivi, forse un trasloco, forse l'idea di un trasloco, di comprare casa, di lasciare casa, c'è qualcosa a che fare con la casa. La casa può essere sia la casa fisica che anche l'appartenenza, cioè dove io mi sento a casa. Quindi c'è un po' una riflessione, sembra dalla carta, una riflessione su un senso di appartenenza. Questo può anche influenzare un po' il giro di amicizia, cioè il pensare, mi sento bene con queste persone? È davvero qui dove appartengo? Oppure avere il coraggio, un po' come è avvenuto per Valentina in un certo senso, di dire ma forse ho bisogno di qualcosa di diverso. Cosa implica appartenere a un gruppo diverso da quello a cui siamo sempre appartenuti? Questo non è semplice e quindi c'è bisogno anche per te di un grande coraggio. Volevo vedere un'altra cosa per te. Ok, c'è anche bisogno nel tuo caso di uscire di più al pubblico, cioè di avere più, crearti più possibilità di guidare altre persone in modo pubblico. È come se ci fosse una necessità per te di avere un ruolo di leadership anche per te più pubblico, quindi meno privato, esprimere alle persone veramente la tua essenza in modo chiaro e netto. Che cosa poi altro vedo qui? La comunicazione anche per te è molto importante, c'è bisogno proprio di imparare a comunicare in un modo più generoso, cioè non dare risposte brevi, non immaginarti che le persone possano capirti immediatamente. Ma essere generosa nella comunicazione, trovare vari modi di comunicare e quindi avere più coraggio nella tua espressività, nella tua voce forse anche, nella tua scrittura, scrivere di più, fare un blog, capire. E qui, Gianluca, volevo anche dire una cosa, che l'astrologia si basa molto anche sul dialogo con la persona, quindi chiaramente in questo momento io non vi conosco personalmente, non posso farvi delle domande, quindi spero che queste cose vi risuonino, ma chiaramente è sempre meglio avere un dialogo con la persona. Comunque per Cristina c'è di nascita, proprio la possibilità di diventare quasi una maestra in quello che fai. Diventare maestra in quello che fai, quest'anno è il momento davvero di prenderti questa responsabilità e anche tutti i doni che verranno con questa. Allora, aspetta un attimo, prendo, allora, vediamo che cosa esce per te. Ok, allora, per Cristina esce questa carta che è il carro che io ho soprannominato la scelta. Bello. È interessante, sì, questa è molto, viene proprio, si funziona molto bene per Cristina perché è una scelta nelle relazioni, nel tuo caso proprio come ti esprimi nella casa, quali sono i gruppi. La cosa importante da capire in questa carta e anche nella tua lettura è che si può anche avere un atteggiamento di voglio questo e anche quell'altro. Non bisogna per forza pensare o è così o è così. D'accordo? Quest'anno per te è. Beh, dice o così o così, scusa, o così o così, ma in realtà la scelta migliore è l'unione delle forze, non è o l'uno o l'altro. Quindi stai tranquilla che puoi avere tutto ciò che vuoi, ma devi imparare ad esprimerlo, a chiedere, 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 chiedere e farle, a fare e chiedere. Ok. Senti, allora a questo punto però volevo dirti una cosa, Laura, Dimmi. noi stiamo con quanti ancora da fare di carte? Due, Una, sbaglio? Lucia. Lucia, abbiamo solo Lucia, bene. Allora a questo punto io chiedo ai nostri tecnici se possono
fare il collegamento anche con Stefania Foderi, che anche lei fa parte dell'Extempora, fa parte di noi, Frammenti di Siena, sia a livello cartaceo, il magazine, che ricordo è in edicola il numero di dicembre, e dietro me c'è una copia, vedete, della copertina, dove abbiamo gli occhi della speranza, perché parliamo di Covid, con un'intervista del nostro direttore Alessandro Lorenzini a una infermiera che purtroppo, diciamo purtroppo in questo momento non ha più vita privata, ma praticamente sta sempre in reparto, e la sua soddisfazione è quando dopo 20 ore si toglie la maschera. Quindi pensate un po' a che livelli siamo. Ecco. Quindi abbiamo un altro, ha detto, amico che dobbiamo fare la carta. Lucia, abbiamo Lucia, mentre tu parlavi io ne ho approfittato per fare subito la carta. Eccola. Infatti, se comunque hai bisogno di qualche secondo, io posso andare No, no. ancora avanti. Perfetto, ci siamo già. Perfetto, vai, vai. Siamo già e poi sì, allora, dunque, per quanto riguarda Lucia, quest'anno è stato abbastanza difficile perché ha cambiato completamente le abitudini di Lucia. Ha coinvolto la sesta casa fortemente, questi transiti in Capricorno. La sesta casa è la casa della salute ed è la casa anche delle abitudini di tutti i giorni. Quindi molto probabilmente Lucia ha avuto a che fare con come dire, delle cose di salute importanti che possono essere o difficoltose oppure delle guarigioni, comunque un cambiamento importante nello stato di salute. Questo cambiamento è ancora in atto, ma le cose miglioreranno, bisogna avere un po' di pazienza, sarebbe meglio avere una dieta un po' più leggera e anche bere molta acqua. Luciano, chiaramente non so le tue abitudini, però c'è bisogno di più acqua e di più aria. Potrei consigliare a tutti, in generale come maestra di yoga, ma in particolar modo a Lucia, di stare molto attenta alla respirazione. Sembra quasi che manchi un po' di idratazione e di ossigenazione, quindi bei respiri, calmi, profondi. Sembra che questo sia veramente molto importante. Un'altra cosa importante da dire per quanto riguarda Lucia è che anche qui, un po' interessante, come Cristina, c'è un invito a comunicare di più. Forse questo anno, che è stato un po' difficile per i cambiamenti di salute e quindi anche le routine di tutti i giorni, ti ha portato un po' a chiuderti o comunque a perdere dei contatti. C'è un invito nel 2021 ad aprirti di nuovo. Magari non sono i contatti del 2020 che hai deciso di lasciare, forse sì, non lo so, però comunque c'è un bisogno anche in questo respiro, il respiro fisico, ma anche un respiro mentale di perdonare. C'è bisogno di perdono in questa carta. C'è molta rabbia, indubbiamente anche chiaramente giustificata, non è quello, però il miglioramento nel 2021 viene prima di tutto nel creare un ampio spazio di respiro dentro di te e poi di riportarlo anche nella vita di tutti i giorni verso gli altri. La guarigione avviene attraverso a questo perdono. C'è proprio bisogno qui di un perdono importante. Vediamo che carta. Ah, una carta strana questa, però è venuta questa che devo fare. Ok, è un particolare. Sono gli amanti. Nel mio mazzo, gli amanti non sono un uomo e una donna che si amano, ma è la persona che decide finalmente di amare se stessa. Quindi interessante, Lucia. L'amore per se stessi attraverso sia gli istinti primordiali, il cuore, la parola e la mente. Quindi attenzione anche a come parli di te stessa. Io
E se parli di te stessa con delle parole di odio, oppure dici ma sono proprio scema, sai come si dice? Cioè se hai delle parole di odio verso te stessa, questo sarebbe l'anno in cui si possono lasciare andare, invece creare armonia con te, prima di chiederla all'ambiente intorno a te, coltivarla anche dentro di te. Ok, Gianluca, ce l'abbiamo fatta. Allora, aspetta Laura, intanto c'è Katia Calvignani che ti sta facendo nella chat complimenti, c'è brava Laura, noi salutiamo Katia e auguriamo Grazie. anche a lei un buon 2021. Mi dice la redazione che hai un altro nome comunque, Ok, non io c'è, non ho no, più. ce l'abbiamo già, mi dicono che è già stato passato, ma se vuoi te lo ripeto, è proprio Katia, 9 Ah, ok. luglio 74, quindi 9 luglio 1974, è nata a Siena a mezzanotte, qui tutti mezzanotte, mezzanotte e mezzo, quindi parecchi stasera al di là del Brindisi. Benaugurante per il nuovo anno, festeggeranno anche il compleanno, perché chiaramente a mezzanotte e mezzo siamo già al primo di gennaio del 2021. Intanto Che colgo bello. l'occasione, mentre tu stai lavorando a questa carta, chiedo anzi alla regia di mettere in onda anche in streaming, sempre chiaramente anche Stefania Foderi. Stefania, sei in diretta, ci senti? Ciao. Mi sento, buonasera a tutti. Ciao Laura, Ciao. ciao Luca. Perfetto. Di modo che, ecco, visto che te sei un amante o quantomeno, cioè, hai passione per l'astrologia, tutto quello che è il mondo delle carte, del cielo, le stelle, gli oroscopi, puoi essere, diciamo, anche una persona che con Laura può interagire, forse facendo anche delle domande un po' più, come dire, importanti, anche un po' più, un po' di, diciamo, un po' di pepe sopra a questa nostra diretta. Ricordo, ecco, siete in diretta con noi, Frammenti di Siena, sono infatti le 16:12. Abbiamo la nostra ospite molto gradita che è Laura Biagi, e con lei parliamo appunto delle previsioni delle stelle per il nuovo anno, il 2021, che pian piano ci sta aprendo le sue porte, perché fra qualche ora appunto festeggeremo questo nuovo anno. A questo punto dico che alla redazione che abbiamo solo l'ultimo, se vuole, nostro amico di noi, può scrivere per WhatsApp o scrivere a questo punto sì per WhatsApp al 366-1313-676. Abbiamo bisogno solo del nome, non del cognome, nome, luogo, data e ora di nascita, per eventualmente fare la carta in diretta insieme a Laura Biagi per il 2021. Allora, prima di andare con la prossima carta, mi piaceva che Stefania invece, ecco, potesse in qualche modo interagire con l'altra Stefania, scusami, l'altra Laura, per qualche domanda un po' più appunto importante rispetto a quelle che mi sono limitato a fare io. No, allora le domande sono semplici e difficili allo stesso tempo, perché quando si va a leggere le carte natali si vede come prima cosa, a parte il segno zodiacale, l'ascendente e le case. Come si interpretano le case e l'ascendente? Cioè si parla dei tratti specifici del segno zodiacale, ma l'ascendente dice sia importante. Perché? Che cosa rappresenta all'interno della carta? Quando noi guardiamo l'ascendente, faccio l'esempio della carta di Casia, visto che gliel'ho calcolata. Allora, l'ascendente, dicevamo, è questa linea orizzontale che io vedo qui, verso
vedete che c'è scritto ASC, ASC. L'ASC è l'ascendente, questo ASC vuol dire ascendente. L'ascendente è la costellazione che stava ascendendo alla linea dell'orizzonte al momento della nascita di quella persona. Quindi a livello astronomico l'ascendente è la costellazione che sale sull'orizzonte a quel momento lì. A livello di interpretazione l'ascendente caratterizza alcune cose fondamentali, una delle quali è la personalità. La personalità, cioè come la persona si esprime la sua essenza, che di solito è il sole, esprime la sua essenza nella società. E quindi anche come appare, il modo in cui si veste, il modo in cui si trucca, il modo in cui si presenta. Personalità viene dal romano persona, dal latino persona, che vuol dire avere una maschera, voleva dire avere una maschera. Quindi la personalità è quello che noi indossiamo proprio per comunicare con gli altri e comunicare con la società. Quindi quando io guardo l'ascendente, guarderò a, prima di tutto, che tipo di personalità questa persona tenderà ad avere negli anni, ma poi è anche uno dei tre aspetti importantissimi per capire un percorso di vita della persona, cioè a cosa ascende, a cosa aspira la persona a livello proprio intimo. Quindi sia la personalità che questa ascesa spirituale, se vogliamo dire in questo senso. Quindi è altrettanto importante come il segno zodiacale. Molto importante, molto importante. E per questo è importante avere un'ora, l'ora precisa, più o meno, chiaramente, che si può prendere al comune, sono dati anagrafici, perché l'ascendente varia con l'ora. Mentre il sole, invece, se sei nato oggi, il sole è in un certo grado, perché comunque ogni anno il sole va da gennaio, no, a dicembre, l'ascendente e la luna variano molto velocemente, per cui è importante avere l'ora precisa. Mentre quando si parla di case, cosa si intende? Come influiscono? Allora, a me piace moltissimo, siccome io amo molto il teatro, ho insegnato teatro a Chicago, porto sempre un po' questo messaggio. Quando io guardo una carta del cielo, la prima cosa che vedo sono i segni. La prima cosa che vedo intorno al cerchio sono i segni. I segni sono le costellazioni, Toro, Cancro, Scorpione, eccetera. Queste chiaramente sono le costellazioni che noi vediamo dalla Terra nel nostro giro intorno al Sole. Per cui Capricorno ora gennaio. Rararara. Quindi, se fossimo in un teatro, queste sarebbero le luci di scena. Ok? Poi i pianeti che sono in varie costellazioni o nei vari segni sono le cartine, sono i gel che noi mettiamo alle luci delle stelle, delle costellazioni. Perché prima chiaramente c'è la galassia, poi c'è il sistema solare, i pianeti. E poi ci siamo noi, la Terra. Le case, sì, sono sempre rimanendo nel teatro, sono delle zone nel palco della nostra vita. Ok? Quindi le luci, il gel, che illuminano degli aspetti specifici della nostra vita. Sono 12 case che vanno dalla prima casa, chi sono io, come mi definisco, quali sono i miei valori. Numero due. Come vedi, la numerologia è anche molto importante, il rapporto con me stessa e con gli altri, con i soldi, con l'abbondanza nella vita, eccetera. Il 3, la comunicazione, 4, la casa e la madre o figure femminili, 5, il gioco, i figli, 6, la salute e le abitudini. Chiaramente ognuna di queste ci potremmo stare di più, cerco di essere un po' breve, insomma. Tra la sesta e la settima troviamo il discendente, che è sempre a 180 gradi dall'ascendente. Questo è interessante. Salgo, la settima casa sono le relazioni, l'ottava casa è il rapporto con la trasformazione, il rapporto con la morte, con il cambiamento, nona casa, grandi studi, grandi viaggi, decima casa, professione, vocazione. Undicesima casa, networking e anche connessione con qualcosa di più grande di noi. Dodicesima casa a livello umano e terreno, la salute, le prigioni, gli ospedali, la chiesa, cioè tutto ciò che ci presenta una grande trasformazione a livello sociale, nell'ambito invece spirituale, la grande spiritualità, l'unione con la divinità.
Quindi ecco, queste sono tutte le case, ogni pianeta andrà lì, poi ci sono i transiti, insomma, è interessante, devo dire. Ci si diverte, ci si diverte. Bene, beh, no, tante volte si fa su internet, no? Per passare il tempo, la carta natale, però poi alla fine appunto non si sa leggere perché non si sa che cosa significa prima casa, quanto influisce l'ascendente. La domanda è di che segno sei? E lì chiude Infatti, la situazione. è quella un po' la differenza. Mi fa piacere che tu ne parli e che ne parliamo insieme, perché quando io leggo un oroscopo, io mi appassiono, leggo tutto, oroscopi, cioè non è che, però se uno legge l'oroscopo Vergine, è chiaro che poi, vabbè, mi ci diverto, lo leggo, mi fa piacere, però non posso pensare che tutte le persone di tutto il mondo, Sì. nate a settembre, tutte lo stesso avranno, capito? Certo, sì. Quella Ecco, sì, io vabbè. però scusate se interrompo questa bella chiacchierata tra Laura e Stefania, però stanno arrivando ancora ascoltatori che ci chiedono la carta del cielo e a questo punto quindi Laura, te eri a... Forse ci avevamo da fare Katia. Sì, andiamo a fare Katia. Allora, sì, aspetta. Vuoi Allora, te li dia dati o te li sei già scritti? Perfetto. Katia l'ho già calcolata. Sì, Visto? Katia l'ho già calcolata. Brava. Grazie. Complimenti. Ma 20 anni in America, ragazzi, ti fanno Altro andare veramente. passo, altra categoria. E a me Lascia stare. dall'America mi è arrivata una cosa. Guarda un Oh, po'. L'ho fatta vedere ieri su Instagram e la faccio vedere a tutti. Mi hanno regalato questa. non si vede, c'è un riflesso. Vedi, Babbo Natale No. che te metti da off a on e parti la neve. Vedi? L'ho visto, sì. Questo dall'America per dire sono avanti. Intanto c'è Vittorio Petrone ti fa complimenti. Ah, Vittorio, grazie, che carino, Vittorio. Vittorio è una Vittorio persona Petrone. che mi ha fatto un regalo grandissimo perché ha tradotto il libro che io ho scritto insieme al mio maestro in India, lo ha tradotto tutto in italiano per devozione al suo maestro e a questi insegnamenti. Grazie, Vittorio, ti sarò per sempre grata. Quello pubblicheremo il prossimo anno, quindi sono felice. Insomma, Andiamo ok. a Katia. Andiamo a casa. Allora, Casia. Ah, questa è la carta di Casia. Ok. Allora, per Casia è molto La fai particolare. vedere per favore? Che bellissima. Guarda, so che per te sono cose, è il tuo lavoro, e quindi, ma per chi no? Ecco, è veramente bello Sono vedere. bellissime, sì. È vero, guarda, che anche a livello, sai, noi siamo un'agenzia pubblicitaria, l'Extempo, ormai dal 1988, quindi ci piace anche il bello, ci piace anche il design. Guarda che graficamente sono delle Sì, cose eccezionali, eccezionali. quindi ecco, farla vedere magari anche 10 secondi in più non fa male. Comunque scusami, vai con Katia. No, 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 anzi, scusami tu perché hai ragione, io sono talmente abituata che... Infatti, immagino Sì, chiaramente. hai ragione. No, no, ma sono bellissime, tra l'altro, e poi si interpretano anche artisticamente, queste linee, ti dicevo prima della geometria sacra perché... È proprio uno studio angolare dei transiti. I transiti sono i rapporti tra i pianeti. No, scusate, queste linee sono i transiti, cioè i rapporti tra i pianeti angolari, studi angolari. Una cosa interessante anche da dire, scusa, dato ci siamo, è che questa astrologia nasce con i Sumeri, perché sono i Sumeri che per la prima volta nell'emisfero nord del mondo dividono il tempo in sistemi di 60 secondi, 60 giorni. Quindi questo che noi lo vediamo così, diciamo, ah sì, ok, 12 segni, 30 gradi, 360, cioè ci sembra normale, no? Ma visto che ci stiamo soffermando sulla bellezza, vediamo anche che questo sistema creato dai Sumeri circa 7.000 anni fa è il sistema che ancora usiamo ora. Ancora lo usiamo ora questo sistema che divide il tempo in sistemi di 60, e questo mi sembra una cosa eccezionale, che dopo 6.000 anni funzioni ancora questo sistema. No, cioè,
Ok, detto questo, allora Casia, per Casia quest'anno devo dire, soprattutto ora in questo momento, sta vivendo una grandissima, quasi, ok lo dico, però, un'espansione spirituale enorme. Un'espansione spirituale enorme. Io sento un po' di feedback, non so se lo sentite anche voi. No, No. c'è un ritorno, abbiamo abbassato, adesso dovresti sentire Ah, bene. ok, quindi c'è questa espansione spirituale molto grande perché c'è in questo momento la necessità di ripensare la tua vita con un senso più ampio. Forse ti stai aprendo a pratiche spirituali oppure per esempio pratiche meditative, magari sei attratta o già stai facendo un percorso di yoga, tai chi oppure preghiera, non so bene, ma comunque c'è una grandissima rinascita da dentro di te ad aprirti a diventarne poi maestra, quindi non solo a studiarli, ma a sentire dentro di te la possibilità di insegnarli, che secondo me è fondamentale. C'è qui però da dire che questo processo tuo di riscoperta spirituale, quasi come se tu ti ricordassi di avere fatto queste pratiche prima, non so, un po' discorso particolare comunque, un'intuizione di averle già fatte, non so, c'è questa sensazione di volerle insegnare, ma prima c'è un po' di resistenza nell'ambito intorno a te, forse l'ambito familiare, oppure anche delle limitazioni o delle paure che tu metti a te stessa, questo non lo so. Comunque non avere timore, questa espansione verso qualcosa di molto più grande fa per te, è benedetta in un certo senso, non ci sono problemi e sei comunque sulla buona strada proprio per diventare anche professionalmente una persona che porta beneficio agli altri parlando di spiritualità, parlando di gioia, di preghiera, di pratiche contemplative, eccetera. E allora per te tiro fuori questa che è la carta dell'eremita. L'eremita di solito viene rappresentato come una asceta, di solito un uomo in là con gli anni che cammina con una lanterna, quasi un monaco praticamente, un sacerdote. In questo sistema di tarocchi invece l'eremita è la persona che si fa tante domande. Perché la vita ha questo senso? Perché io mi chiamo così? Perché io sono così? Perché la persona si comporta? Questo perché, perché, perché? E alla fine, questa spirale delle domande, del significato, dentro di te ti porterà a capire che sei un essere divino. Ah, una parola per finire, la divinità. Questa parola viene dall'indoeuropeo d, che nel sanscrito significa luce, per cui la divinità ha a che fare con tutto ciò che porta luce, che porta calore, che porta chiarezza. Quindi vai verso questa tua chiamata, che non avere timore, insomma. Ecco, questo è quanto. Ecco, dicevo che abbiamo addirittura adesso un'altra ascoltatrice. Se vuoi, ti do i dati. Le vuoi? Sì, va bene, facciamo questa, finiamo con lei? Vediamo, vediamo. No, poi se la mano che farai anche a me e a Luca, eh. Ora Allora, rispondo in diretta. ma scusate, non avevamo detto che ci facevamo mezzanotte, se no mi portavo la No, bottiglia. certo, no, mi sembra normale, mi sembra normale, perché credo sia invece opportuno. No, a parte tutto, andiamo avanti, dai, una Dai, scherzo, mezz'oretta dai, più, va ci bene, va sono bene, va bene. diverse persone che ci stanno seguendo, segno che è una cosa di cui parliamo con noi Frammenti di Siena, interessa. Allora, la prossima si chiama Costanza, è nata a Siena il 31 luglio 1970 alle ore 15. Ok, allora intanto calcolo. Mentre appunto Stefania è in linea e Laura sta calcolando, noi con Stefania possiamo dire appunto come abbiamo iniziato
in precedenza che noi Fiamme in Siena è in edicola per tutto anche il mese di gennaio, no? Sì, data questa pandemia ci sono slittate nel corso del tempo le uscite canoniche trimestrali. Finalmente da Mi gennaio. sento avvicinare un po' più al microfono. Sì, ci provo. Mi sentite meglio? Sì, adesso sì. Sono slittate le uscite canoniche trimestrali. Finalmente da gennaio ripartiamo con ciò che abbiamo messo in agenda. Quindi il primo numero del 2020 sarà. Del 2021, scusate, sarà a marzo, quindi l'ultimo del 2020 sarà in edicola fino a fine gennaio, in modo che possiate avere, indipendentemente dalle zone rosse, arancioni, gialle, il tempo di comprarlo. E già da gennaio faremo la nuova redazione per appunto il numero che uscirà a marzo. Speriamo questa volta senza grossi intoppi. Ecco. Sì, da dire anche una cosa importante, che non esiste solo cartaceo, No, assolutamente, esiste appunto la pagina dove le persone ci stanno guardando, che è su Facebook Noi Frammenti di Siena, esiste anche il sito che è www.noiframmentidisiena.it. Tendo a precisare, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, senza dubbio, che sono i fratelli minori della rivista. Accompagnano in questi soprattutto giorni un po' particolari in cui non possiamo uscire chi ci segue. Ma la rivista ha comunque dei contenuti esclusivi, ha dei contenuti che non si ritrovano né su Facebook né sul sito, per quanto i contenuti possano essere simili, perché abbiamo avuto sempre come scrittore giornalista Duccio Balestracci, Mauro Martellucci, Patrizia Turrini, tutte le varie redazioni che ha intervistato i Nomi, scusami se ti interrompo, nomi sarebbero molti, da Seri Senti a Domenico Grassini, Veronica Costa, Eleonora La Mainò. redazione, Veronica Iappin, Maria Grazia Puntello, tutti diciamo giornalisti più giovani che ci hanno supportato e a volte sopportato insomma in questa avventura ormai da un anno, insomma, perché il primo numero è uscito a dicembre del 2019. Quindi nuovi sarebbero, farli tutti sarebbero tanti, troppi. Però ecco, quello che ci tendo a precisare è proprio quello che ho detto, che sito e pagina Facebook sono di accompagnamento, di supporto alla rivista, ma la rivista ha comunque dei contenuti esclusivi che non si trovano su web, diciamo. Ecco, Laura, ti abbiamo dato tempo per lavorare Grazie. su Sì, Costanza? perché devo dire Costanza c'ha un bel po' da dire, lei più che altro, Costanza. Allora, dunque, una cosa allora, che emerge da questa carta è un po' una di nascita, un po' un conflitto tra casa e lavoro, tra stare nell'intimità e stare al pubblico. Tra sacrificare delle cose personali per avere successo, cioè c'è molto di nascita veramente un grande sforzo da parte tua per capire come fare ad armonizzare questi due aspetti che soprattutto per te, volevo dire come donna, poi sono anche culturalmente non stati semplici, devo dire, si vede da qui. È importantissimo, importantissimo per te realizzarti con una tua vocazione, cioè di solito, cioè per te non è solamente importante avere un lavoro, giusto, per avere così un'entrata di soldi, ma è molto importante che tu realizzi te stessa, anche tu sei una leader, oggi ce ne sono infatti stati tanti che ci hanno chiamato, che sono leader. Per te è fondamentale, tu hai un sole congiunto a un Marte in Leone, per cui devi proprio emergere, devi uscire, devi guidare. C'è una guarigione a livello della fertilità. Ora io chiaramente non so se questa è una fertilità tua, se vuoi avere figli, se vuoi avere appunto adottare, poi questi sono un po' discorsi personali chiaramente, ma noi non sappiamo chi tu sei, quindi va bene lo stesso, però c'è proprio una
ci sarà più fertilità in questo anno che viene. C'è una guarigione nel prossimo anno e mezzo per quanto riguarda anche la difficoltà di scegliere. Voglio avere dei progetti. Questa fertilità non ha necessariamente a che fare con dei figli, quindi non voglio implicare che tu voglia avere dei figli. Potrebbe essere un progetto come ok, apro veramente la mia attività, oppure sì, mi concentro davvero sulla mia pittura, sulla musica. Cioè può essere anche dare nascita a un progetto, non necessariamente un figlio. Comunque sia, ci sono state delle difficoltà per te a decidere, faccio questo, faccio l'altro. Finalmente nel 2021, nel 2022 riuscirai a raggiungere una maturità tua interiore dove tutto sarà possibile, non dovrai scegliere uno o l'altro, potrai veramente sentire dentro di te prima di tutto che puoi fare tutto ciò che la tua anima desidera. Perché no? Scusami, giusto, Costanza? Allora, per te tiriamo fuori il mago, che è una carta molto particolare. Il mago è la prima carta dei tarocchi, il numero uno. Il mago che cosa fa? Il mago capisce che, questo è un simbolo dell'infinito, chiaramente, ciò che è sopra è sotto, ciò che è dentro è fuori. Per riuscire ad armonizzare l'esterno, devo armonizzare l'interno e quindi con tanta concentrazione all'interno verso di te e poi grande radicamento a terra, mentre con la bacchetta magica proprio ti apri veramente a ciò che vuoi fare. Non c'è più bisogno di avere un conflitto tra una cosa e un'altra, le puoi fare tutti e due, vedi però attraverso, vedi passa attraverso il cuore questa cosa, La linea del mago passa attraverso il cuore. Quindi coraggio, ce la puoi fare, Costanza, dai. L'anno è buono, l'anno si presenta buono. Ecco, allora credo che non ne abbiamo altri, sbaglio? Siamo in redazione, se... Se ce ne Ve sono la altri. faccio a voi, finiamo con voi due, no? Io poi. No, finiamo con Stefania Foderi, dai. Ok, finiamo. Stefania, ecco, l'ultima, come si dice in Vabbè, inglese, last l'ultima sono but io. not least. Last but not least. Siamo Allora, dimmi, scusa. a Siena, il 26 agosto del 1978, alle 2 la notte, la mattina. Allora, 26 agosto, scusa, ho sentito male. 78. Ok. Alle? Alle 2. Alle 2 di mattina? A Siena, vero? Ok, perfetto. Allora, andiamo. Mettiamo in piazza la mia data di nascita, anche se alle 12. Vabbè, sei più giovane di me, sì che va bene, dai. Va bene uguale, dai. Ok. No, ha fatto tutta questa operazione mentre te sta lavorando alla carta di Stefania, solo perché almeno dice, vi dico a tutti quando sono nata, eventualmente qualcuno vuole presentarsi o mandare un regalo il 26 di agosto. Volentieri, sì. È un po' questo poi alla fine il concetto, non È pensate questo l'abbia qui. fatto solo e esclusivamente per le carte, giustamente era, diciamo, abbastanza studiato. Intanto vedo che la nostra regia ha messo in onda, cosa che ha fatto anche durante la trasmissione, gli auguri che noi come Extempora Edizioni, come Extempora Junior, purtroppo Extempora Junior è una costola di Extempora, è il cantiere dei bambini, perché la nostra agenzia, oltre a occuparsi di grafica, comunicazione e anche chiaramente editoria con libri, a proposito è in libreria il libro di Luigi Bruschelli dal titolo Mille volte Gigi, che la copertina è qua alle mie spalle, con la prefazione di Massimo Reale, c'è degli scritti anche di Luigi Bruschelli,
di un suo amico che fa uno zoom su Luigi e poi una carrellata di foto di Mauro Annesioni e Luciana Petti, due fotografi senesi che hanno seguito Luigi Bruschelli durante tutto un anno, cioè da gennaio a dicembre del 2019, e insieme a loro abbiamo deciso di fare questa scommessa editoriale che appunto è in tutte le librerie di Siena a 15 euro, quindi prezzo anche diciamo accessibile. E Luigi Bruschelli ha detto tra l'altro in presentazione di questo suo libro che è il primo di almeno un altro che non sarà solo fotografico, bensì parlerà di lui, della sua esperienza nel mondo del palio e forse si toglierà anche qualche sassolino dalle scarpe. E dicevo appunto, tornando a Extempore Junior, è il cantiere dei bambini dove di fatto vengono organizzati eventi per i piccoli, purtroppo da marzo con questo problema del Covid, l'attività per i bambini, sto parlando di eventi e manifestazioni sia chiuso che all'aperto sono state bloccate, quindi il cantiere per il momento è in stand-by con l'augurio poi di poterlo riaprire con la solita nostra voglia di fare e entusiasmo appena passata questa terribile pandemia, perché sappiamo che i bambini sono una cosa molto, molto, molto importante. E poi vedete gli auguri anche dalla redazione di noi, Frammenti di Siena, semplicemente storie senesi, che come ho detto e ha detto anche prima Stefania, è un giornale, il numero zero uscito nel dicembre del 2019 e poi durante questo 2020 quattro numeri, prima ancora ridicola, per proseguire questa esperienza anche nel 2021. E colgo anche l'occasione di ringraziare gli sponsor che ci hanno supportato sia nel magazine cartaceo appunto di noi, anche del sito www.noiframmentidisiena.it, perché come ci piace spesso ecco ricordare, questa è una testata veramente libera e è autofinanziata dalla pubblicità. Non censuriamo nulla, scriviamo quello che riteniamo opportuno, diamo spazio a persone che in qualche modo non sono sui giornali ogni giorno, ma che per noi sono eccellenze. Parliamo di musica, parliamo di arte, parliamo di spettacolo, parliamo di danza, parliamo diciamo di tutte quelle, proprio quei frammenti che compongono la vita di ognuno di noi e conseguentemente anche la vita sociale di questa città. Ecco, questa è un po' la missione, la mission, come va molto di moda dire ultimamente, di noi Frammenti di Siena. Allora, Laura, siamo pronti con Siamo pronti. questo? Siamo pronti? Stefania, sei pronta? Prontissima. Allora, ok, questa è la carta di Stefania. Oppela. Stefania, penso forse tu la conoscessi, ok, che non si vede. Un attimo, un attimo. Ecco, brava. La conosco, ma non ho mai saputo interpretarla. Ecco perché anche prima ti ho fatto le domande, no? Casa, ascendente, eccetera, eccetera. Però sì, l'avevo già rivista. Sapevi che il tuo ascendente è in cancro? È in cancro, sapevo. Ok, meno male. Questo è importante perché quest'anno per te in particolar modo è proprio importante valorizzare gli elementi del cancro che sono, le caratteristiche, scusa, del cancro che sono più importanti, cioè la capacità di nutrire te stessa, soprattutto la tua creatività, anche professionale, in modi che rispecchiano davvero la tua sensibilità. Questo è importante perché sembra dalla carta appunto che ci sia la propensione e anche uno stimolo
a esprimerti in modi diversi da quello che hai fatto fino ad ora. Cioè, una proprio possibilità di innovare anche tu. Questa idea dell'innovazione professionale era venuta anche per Manuela in altri modi, ma attraverso un'innovazione artistica, guarire degli aspetti della tua personalità che non sono stati capiti fino adesso. Quindi trovare uno spazio dentro di te per ascoltare, cioè ricavare anche proprio come parte del tuo lavoro degli spazi dove puoi ascoltare nuove intuizioni, nuove possibilità di espressione creativa, che poi avranno un impatto anche sulle scelte dello stile di vita di tutti i giorni. Quindi, però, le scelte dello stile di vita di tutti i giorni saranno successive. Quindi non è importante ora dire ok, allora devo cambiare la routine perché non ho bisogno, mi sento, ma non è quello il modo di pensare più utile per te in questo momento, piuttosto dire ok, dov'è che devo guarire nel modo in cui mi esprimo creativamente? Mi piacerebbe avere più libertà di fare questo, di fare quello, ok, allora come posso creare una routine che mi permetta di fare questo? E pensarlo questo come un tuo diritto, non come una cosa che fai, però sempre un po' con un senso a Sì, metà di capito. colpa, no? Capito? Di dire sì, ma però bisogna faccia quello è più importante, capito? Capire proprio dentro di te che questa è una chiamata sua e che tramite questa chiamata, cioè tu puoi dare esempio a altre persone. Di dire ok, ascoltandosi, essendo libere creativamente, prendo un rischio, però poi posso dare impatto e aiutare la mia famiglia, i giovani, le mie amiche, capito? Una cosa del genere. Una cosa fondamentale anche è che tu hai questo aspetto di, cioè nella tua chiamata del tuo nodo lunare, Nord, è nella quarta casa della famiglia, quindi creare la comunità, creare convivialità, creare famiglia proprio, che poi sia la tua famiglia o un gruppo di amici, è importantissimo per te. E quindi anche in un certo senso poter coinvolgere, aspetta, guarda un attimino, poter coinvolgere questa tua creatività per migliorare anche questi cerchi di persone nelle quali tu ti muovi e quindi non sentire proprio una differenza tra la tua anima un po' ribelle, creativa e il tuo prenderti cura degli altri. Gli altri seguiranno te, se tu riesci ad esprimere te stessa al massimo, gli altri verranno nutriti sicuramente anche di più che se tu sacrifichi te stessa per nutrire gli altri. Hai centrato perfettamente, questo senza dubbio. La parte sociale per me è stata, diciamo, un po', quella che è mancata di più, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, insomma, qualcuno avrà sentito di più, qualcuno avrà sentito di meno, poi io sono molto altalenante da questo punto di vista, nel senso che sto benissimo da sola, però mi manca, il gruppo di amici, la condivisione, la convivialità molto spesso. Quindi è un aspetto duplice, diciamo, però quello della famiglia inteso in senso allargato, ci ha colto perfettamente. È importantissimo ed è in quest'anno ti permetterà di pensarlo, cioè di pensarti una persona che se tu riesci davvero ad esprimere te stessa creativamente, potrai portare un nuovo livello di ispirazioni dentro a questa famiglia allargata. Cioè c'è proprio bisogno, la famiglia ha bisogno, ma senza che diventi un peso per te No, no, ovviamente. no, deve essere una libertà, Ci una vuole libertà. sì, proprio sì, una libertà. E per te la carta, che è l'ultima del percorso dei tarocchi, che nel tarocco tradizionale viene chiamata il mondo, io l'ho chiamata il multiverso, è questa qui, e che praticamente rappresenta, da una parte ci sono queste anime, allora, da una parte rappresenta la realtà subatomica dentro al nostro corpo e dentro la materia. Dall'altra rappresenta la galassia e questi siamo noi, le nostre anime, una mia interpretazione delle nostre anime, che passano e che vivono a metà tra questa
tra questa realtà galattica e la realtà invece infinitesimale del dettaglio, che un po' secondo me rappresenta, da come vedo da questa carta, un po' la sua, il percorso della tua anima, cioè essere molto consapevole di mondi più vasti che sono quelli piccoli della realtà di tutti i giorni, ma nello stesso tempo anche stare molto attenta al dettaglio, anche il lavoro che fai, chiaramente, no? Quindi ricordarsi di questo rapporto in qualsiasi cosa tu faccia, soprattutto nei momenti di stress o di grande pressione, no? Ricordarti che nel piccolo dettaglio c'è la galassia e nella galassia ci sei tu che ti prendi cura dei piccoli dettagli, capito? E quindi incoraggiarti in questo senso. Perfetto. Ok. Ringrazio perché Prego, ci mancherebbe, prego, prego. a chiusura abbiamo fatto questa lettura mia personale. Bene, Luca, Grazie a voi, mi fa tanto piacere dove davvero. è andato per i saluti finali, ritornerà. Tiriamo solo su una carta per Luca mentre lui è Vai, andato. vai, al suo. No, ma. Ah, ecco, vedi? No, ma io, guardate, io ci giuro e vi stavo seguendo, non è che non vi stavo seguendo, però giustamente mi sembrava, come si dice in gergo, di reggere il moccolo, perché parlavate voi due, allora io. Insieme potevi dire anche la tua, se ma hai rivisto gli No, no, aspetti. ti spiego, ho un problema. Non so in verità che ora sono nato, è questo, quindi devo. Dio, io, Età è normale non sapere a che ore si era nati, nessuno lo segnava. No, non me lo ricordo e quindi se devo fare una super cavolatina preferisco, ecco, diciamo, Hai non ragione. fare niente. Poi boh, ti posso dire il giorno, però senza ora credo non si è fatto nulla, no? Però Allora preferisco tirarti su una carta che te l'ho tirata su, Eccoci, che andiamo. è questa. Allora, Aspetta, guardiamo com'è l'ultimo piano. tradizionalmente questa è la carta dell'appeso, cioè della persona del sottosopra. È l'unica carta che ha i brillantini, Gianluca. Quindi mi devo preoccupare? No, no, non ti devi preoccupare. Qual è il significato dell'appeso? Il significato dell'appeso e l'invito dell'appeso è di trovare anche qui il coraggio di vedere le cose in un modo completamente diverso da come sei abituato a vederle. E in questo modo riuscire a capire delle realtà che sono differenti dalle tue. E in un certo senso rinforzare le tue credenze. Perché questa carta permette, perché in realtà le persone capiscono l'appeso come una carta di debolezza, perché l'uomo è appeso a un ramo, al ramo, all'albero della vita, ma in Vorrei, realtà scusami, è un. fare una battuta, anche se parliamo, come ho detto, di cose serie, perché appunto Laura Biagi sul discorso di astrologia, cioè, non è l'ultima arrivata, più che appeso, sovrappeso. Comunque, vai, potete Appeso dire anche sopra, appeso sopra. No, battuta del cabi, ci stava, dai, era ci una battuta un stava, ci po' stava. talmente scontata e forse anche banale, però dai. No, invece non ci avevo pensato, sì, che figura. Comunque, insomma, come vedi, ah, è poi interessante perché questa è una ragnatela un po', ma ora però pensandoci sembrava un po' niente, mi ricordavo un attimo la piazza del capo, invece vabbè, ok, perdonatemi, è un attimino comunque. Allora, la tua forza quest'anno, Gianluca, sarà quella di riflettere, cioè per gioco, quasi per sfida, provare a pensare alle cose alle quali pensi tu da punti di vista completamente diversi, proprio come una pratica intellettuale. Ok, che cosa io credo in questo e voglio fare questo. Come cambierebbe la mia personalità se io provassi a avere il punto di vista opposto al mio e imparare dalle polarità, di modo che poi quando torni da sovrappeso a dritto normale, sei più forte e poi noi ti faremo
di regalo un bel tubetto di brillantini che potrai metterti tranquillamente sul corpo al momento Io. opportuno. No, No, ma dicevi finiamo questo, con la dimmi. bellezza dei brillantini per il nuovo anno, dai. Sì, ma io ti ringrazio molto e ti dico che, guarda, qua non ci starebbero mal male, i brillantini un po' in testa che ti posso dare un certo tipo anche di fascino. Allora, veniamo a noi, siamo giunti alle 16:54 di questo 31 dicembre del 2020. Scherzando, scherzando, abbiamo fatto una diretta di 2 ore, la più lunga di quelle che abbiamo fatto fino ad ora, come noi frammenti di Siena. Devo dire che la terza, la prima era con Alessandro Lenzini e Veronica Costa il 24 di dicembre per fare un bilancio annuale della rivista Noi Frammenti di Siena. Ieri, invece, la diretta insieme a Duccio Balestracci e Alessandro Lenzini per fare invece un bilancio del 2020 della città di Siena e non solo. E oggi invece abbiamo parlato, grazie a Laura Biagi, di astrologia, facendo appunto le carte del cielo ai nostri amici di noi frammenti di Siena. Poi alla fine ha fatto la carta anche a me, la ringrazio, ha fatto la carta anche a Stefania. Io direi, prima di salutare, se facciamo uscire una carta per la città di Siena. Molto volentieri. Allora, le rimetto tutte insieme. È Ah, come si vediamo. suol dire, mescola. Comunque, Luca, ci sei? Mi senti? Sì, certo, sei ancora in diretta, sì. Laura con la sua carta ha ragione, passeremo lavorativamente parlando un anno bellissimo. Sì. Io me lo auguro di cuore. Sì, è un anno di, sì, è un anno di grandi innovazioni. Le innovazioni non sono sempre semplici, chiaramente, eh? Cioè, per innovare dobbiamo lasciare andare ciò di cui sappiamo, ciò che sappiamo, capito? Non si può innovare se non ci liberiamo degli schemi. Per cui questo è un No, ma esempio. io di questo sono estremamente contento perché se aspettiamo gli aiuti per quanto concerne la nostra categoria statali, potremmo da domani, visto la nostra sede in Massetana Romana, andare fuori dal supermercato Conad o Penny, visto che sono qui sotto, con un tegamino, come si dice a Siena, raccogliere l'elemosina, perché qua dallo Stato non abbiamo visto un euro, però siamo persone comunque che non so se un bene o un male, siamo innamorati del nostro lavoro, siamo innamorati della comunicazione e quindi chiaramente stringendo i denti, vi garantisco molto, cerchiamo di andare avanti. Ma veniamo alla carta di Siena, dai. Allora, è venuta una carta potentissima. Prima vi voglio parlare molto velocemente di quando è nata, però questa è la carta per la città di Siena. Questo è un simbolo, è diventato il simbolo negli Stati Uniti e in tutto il mondo di Black Lives Matter. Cioè della lotta e anche della resistenza di persone di colore in tutto il mondo. Io l'ho disegnata questa durante i sommovimenti negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd, la morte, l'omicidio di George Floyd, e quindi questa è stata disegnata lì. Però la cosa importante di questa carta, quando la riferiamo a Siena, sono due cose fondamentali. Prima di tutto, l'unione fa la forza. Quindi ognuno di noi deve trovare una forza dentro di sé che chiaramente è alimentata dalle radici, le proprie radici. Quindi rimanere uniti, solidarietà, darsi coraggio a vicenda. Quando una persona cade, l'altra la tira su. Questo è importante. Anche la forza in sé, per cui non chiedere agli altri quello che possiamo fare da noi e quindi magari rischiamo di indebolire un altro, mentre invece è nostra responsabilità fare quello che possiamo fare ognuno di noi individualmente. L'altra cosa è aprirsi, visto che questa carta viene da un movimento di protesta contro qualsiasi tipo di
razzismo, discriminazione, sessismo, omofobia, eccetera, aprirsi chiaramente anche come città alla capacità di immaginarci cittadini globali. Quindi da una parte assolutamente rispettare, preservare ciò che ci contraddistingue, dall'altra però fondamentale l'innovazione, aprirsi alla globalità. In questo senso posso dire un'ultima cosa? Vai. Ok, allora una cosa fondamentale dell'età dell'acquario nella quale siamo entrati è che succederanno delle cose importantissime. Per esempio, Elon Musk, che è il direttore della Tesla, porterà delle persone a vivere su Marte. E questo, bah, nei prossimi 10 anni, secondo me ci riesce perché è una persona da... che poi uno sia d'accordo o no è un altro discorso, ma è un grande visionario. Questo ci porterà a noi a ripensarci come cittadini di Siena, dell'Italia, del mondo, della terra, a voglio dire, cosa produrrà in noi l'immaginazione del pensarci cittadini intergalattici, che sembra un po' una fantascienza ora, come poteva essere Steve Jobs, che poi tramite lui, grazie a lui, adesso facciamo questi live in questo modo, no? Per cui devo dire. Per la città, ecco, io mi auguro proprio questo, radici, consapevolezza, forza, solidarietà e anche un'immaginazione di essere cittadini che portano prestigio, eleganza, cultura e classe in un discorso globale. Ecco, io a questo punto dico questo, la nostra città, tutti sappiamo che al momento che ci auguriamo sempre questa pandemia termini il prima possibile, avrà bisogno che ognuno di noi nel proprio settore si rimbocchi le maniche. Sappiamo che questa pandemia ha cambiato il mondo e conseguentemente anche Siena, il modo di lavorare, il modo di pensare, il modo di socializzare, veramente un modo di vivere. Diciamo che chi ha vissuto questo, ne parlavamo ieri con Duccio Balestracci, dopo la guerra non pensavamo, ecco, di trovarsi ora nel 2020, fra qualche ora nel 2021, in una situazione come quella che stiamo vivendo dal marzo di quest'anno. E siccome non è un giorno, ma stiamo parlando di mesi e mesi, siamo a 10 mesi, forse andremo a 11, 12, un anno, non lo so, è chiaro che al momento che terminerà questo, non sarà come accendere e spegnere una luce come un interruttore, ma sarà difficile riprendere la quotidianità e il modo di lavorare. Sicuramente cambierà il modo, come dicevo prima, di rapportarci e quindi questa pandemia poi farà una vita per chi l'ha vissuta 2.0, cioè dobbiamo iniziare un po' da capo. Mi fa piacere che per la nostra città Siena sia uscita tra le Bello. mani di Laura Biagi, una delle carte, come dicevi, molto importanti. Eccola qua, vedete. Questa praticamente è, come diceva lei, divenuto un simbolo nel tempo di una, come dire, di una situazione abbastanza problematica, però un simbolo di forza, di coraggio, di speranza. E proprio con questa carta direi che con questa diretta di noi Frammenti di Siena, io innanzitutto ringrazio veramente di cuore Laura Biagi, che è stata con noi per 2 ore, è stata anche a vostra disposizione. È una ragazza, ripeto, di Siena, che dopo una lunga esperienza fatta all'estero ha deciso di tornare a camminare sulla Pietra Serena, sperando presto di poter calpestare il tufo in Piazza del Campo. Rimarrà a Siena con la sua professione. La potrete seguire tramite la sua pagina Facebook, tramite la sua pagina Instagram e tra poco anche con il suo nuovo sito, e lì capirete chi è veramente Laura Biagi, quello che fa e quello che può fare anche per noi e per voi, perché diciamo che è una persona molto sensibile, una persona
che può aiutare il quotidiano di tutti. Quindi Laura, io ti ringrazio. Grazie. Visto che siamo in streaming, mi piacerebbe che tu facessi per noi gli auguri per un futuro migliore, per un 2021 di speranza, di gioia e soprattutto per un 2021 normale, perché quello che chiediamo tutti è semplicemente la normalità. Quella normalità che quando l'avevamo forse non ci rendevamo nemmeno conto di tante piccole cose, adesso che non siamo in normalità ci rendiamo conto che anche il fatto di poter uscire di casa tranquillamente per andare a prendere un caffè ci manca, prima erano delle cose un po' così. Di farlo in inglese, visto che tu appunto hai vissuto molti anni negli Stati Uniti, parli in inglese perfetto. Quindi un augurio nostro e anche tuo, diciamo, al mondo, visto che l'inglese è per antonomasia la lingua conosciuta più di tutti. Grazie mille. Ok, mi fa piacere, anzi mi emoziona, devo dire. So, I would like to extend my heartfelt wishes for those of you who only can speak English. This will be a blessing from us, from Italy, noi frammenti di Siena and Extempora, and myself, Laura Biagi, and the city of Siena. We wish everybody a really mindful year, a year full of forgiveness, a year full of appreciation for the small things in life. This year, 2020, has asked us to slow down and to change our habits. As we visualize and hopefully manifest a new year of prosperity for all, we want to keep a serenity inside of us and keep a path that is slow, mindful, and caring. So, with this wish, may you and your beloved ones be well. May the world come to calm and the end of so many wars and so much harassment and violence. May we all become one, and we wish you a wonderful, wonderful new year from Siena. Perfetto, Laura, guarda, anche l'inglese ha detto delle belle parole, dette col cuore, anche il tuo viso, come adesso, sta sorridendo e devo dire che trasmette anche serenità e tranquillità. La parola a Stefania per gli auguri per poi concludere appunto questa lunga diretta. Purtroppo quest'anno gli auguri sono quasi per tutti gli stessi, no? Di ritornare l'anno prossimo a un anno di normalità. Mi auguro più che altro, oltre alla normalità che tutti ci aspettiamo, un anno di convivialità, anche più di sempre, stare ancora di più insieme rispetto a prima. Ci vorrà tempo perché ora questa è la nostra normalità, quindi dovremo rifare ancora un passo indietro. E di tornare, questo me l'auguro per me e a tutti quelli come me che amano andare in giro per il mondo, di tornare a viaggiare spesso e più possibile. E ovviamente per tutti. Bene, allora ringraziando Laura, ringraziando Stefano, ringraziando anche i nostri tecnici che pur essendo il 31 di dicembre sono dietro le quinte a lavorare, anche io mi associo a loro, faccio veramente innanzitutto ringrazio per averci seguito in questa lunga diretta parlando di stelle, parlando di astrologia, parlando del futuro. Un futuro che ha le porte, il 2021, fra qualche ora appunto brinderemo e credo che mai come questa notte il nostro augurio a mezzanotte esatte sarà quello appunto di tornare, come abbiamo più volte ripetuto, ad una normalità che ci consenta di vivere una quotidianità senza tutte queste restrizioni che sono, ci mancherebbe. Importanti. Un pensiero purtroppo va in questo fine anno alle persone che ci hanno lasciato proprio per questa pandemia. Sono milioni in tutto il mondo, ma in Italia se ne parla intorno a 70.000, purtroppo anche nella nostra città Siena. Quindi una preghiera e un pensiero particolare anche a loro. E poi appunto che a mezzanotte tutti noi brinderemo.
per un futuro migliore, un futuro che appunto porti speranza e porti anche una forza interiore di lottare ancora, di andare avanti. Il famoso never go back, di non fare mai un passo indietro. Qualcuno diceva, un famoso fumettista che purtroppo ci ha lasciato, Andrea Pazienza, mai tornare indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. Ecco, questo è un po' l'augurio che io personalmente mi sento di fare, anche a nome appunto di Extempore e di noi Frammenti di Siena. Vi ringrazio nuovamente, vi auguro ogni bene e rimanete sempre collegati con i nostri canali social. Su Facebook ci trovate a noi Frammenti di Siena oppure ad Extempore Edizioni sul sito www.noiframmentidisiena.it. Grazie ancora, buona vita, a presto. Grazie a tutti. Grazie Laura, ciao. Grazie a voi.